Le mie mani sono ricoperte da bava di drago! Le mie sono piene di erba! Bene, andiamo verso il ruscello, ma prima dobbiamo lanciare i nostri stecchetti nel cestino! Scusa! Eh? Fiori, JP? E secondo te sono un regalo adatto? Cosa hanno che non va? Sono profumati, infatti le api... Ah, già! Oh? Amici miei... Craig! Tutto bene, tutto bene. Per fortuna non sono allergico. Mia mamma voleva metterci il ghiaccio, ma... ho optato per la fasciatura, è più da duro. E poi è del mio colore preferito. Puoi farci vedere la puntura? Sono stato graziato. Se mi avesse punto 30 centimetri più su, 10 più a sinistra e 18 più in profondità, mi avrebbe centrato al cuore. 9 metri più avanti avrebbe preso anche te. L'ho scampata per poco. Beh, grazie al cielo, le api sono un ricordo. Io non direi, Craig. Sono 24 ore che non si riesce a barattare una merenda. Con tutto lo zucchero sugli stecchetti, le api non se ne andranno presto. Un'invasione di insetti porterà la carestia. Questa volta non ce la faremo da soli. Bisogna chiamare a raccolta il consiglio del ruscello. Consiglio del ruscello, c'è bisogno di me. Le mie caramelle! Il consiglio del ruscello è qui riunito. L'impero delle api ha preso possesso dell'albero del baratto. Che facciamo? Io dico di combattere e propongo di distruggerle tutte con il mio colpo di fuoco! Cosa? Non possiamo distruggerle! Senza le api e il loro instancabile lavoro dovremo impollinare i fiori per conto nostro! Sono d'accordo! E oltretutto l'impollinazione da parte degli esseri umani non è ancora così efficace! Perché non c'è nessuno che voglia provare il mio raggio restringente? Le api mi fanno paura, ma ammiro la loro efficienza e la loro dedizione al sostegno di una società matriarcale. È forte! Vi è sfuggita una cosa, le api fanno il miele. Dovremmo diventare amici, così ci daranno il miele e verranno a casa ad aiutarci con i compiti, come le api di Mielorso. Mielorso chi? È solo un cartone, amico.